Te arrivi dalla superstrada, ti, quella del Castelnuovo, lì, Afi. Ok, allora adesso il padre sta parlando con l'autista che tra poco, 11 e mezza, verrà a caricare il frumento. Verrà con un camion rimorchio e vediamo. Speriamo che non sia troppo grande, sennò fa fatica a girarsi qui dentro. E anche il padre fa fatica a caricarlo con la pala. Allora, Lucas sta tagliando l'erba con l'aria intanto. E guardate qua, il padre ha portato fuori tutti gli attrezzi in modo da lasciare libero, insomma, la parte davanti al capannone. Ha messo qua l'Antares col carro dietro. Qui c'è la macchina verde, l'ape, le cose che di solito sono là. Le ha portate fuori, insomma. Il frutteto, il ruelo e l'altra macchina. Guardate qua Lucas cosa gli ha combinato la macchina. Non ve l'ho mai detto, ma l'ha buttata per bene. Sono le 11.04 adesso, quindi insomma manca poco. Ecco, si è fermata l'auto, quindi probabilmente sta arrivando adesso. Eccolo qua, porca tirulero. Ci va con tutti e due. Allora è abbastanza grosso, in più è diviso anche in due parti. Speriamo che ci stia qui dentro. Poi sarà un po' un casino secondo me girarsi, perché essendo anche doppio vedremo, insomma, dai. Adesso sono andati a pesare camion rimorchio, insomma, per poi vedere quanto effettivamente è il peso del frumento facendo la tara. Qui invece c'è il Centauro 70 pronto ai posti di partenza per caricare il frumento. Il padre lo caricherà. Io invece cercherò di tenere il frumento sempre ordinato in modo da riuscire a caricare tutto e non farlo disperdere sopra il pavimento. Adesso aspettiamo qualche minuto e poi dovrebbero tornare. 5 minutes later. Ecco che sta arrivando, non so se si riesce a vedere dalla GoPro. Era là sul ponte, adesso sta arrivando giù. Il padre l'ha seguito con la Vespa. Adesso vediamo se riesce a girare dentro. Busca. Turbo potente. Adesso in pratica si dovrebbe mettere qui appena fuori, in modo da perdere meno frumento possibile per terra. Adesso viene in retro, così è più vicino. Si tira sul telo, in automatico, potente. Devo attaccare la GoPro in testa perché sennò il padre si arrabbia. Adesso non ho capito se vuole che quando carica poi io passo con la scopa sulla pala in modo da buttare fuori quello che è proprio al limite. E devo tenere spazzato in su in modo da non dispernerlo in giro. Forse là gli ho dato anche poco. Ecco che carica. Sta venendo ancora un po' più indietro con il camion in modo da facilitare un po' il padre. Butta giù il frumento. Cosa dite? Provo io a svuotarlo. Così ne butto mezzo fuori. Il padre è sempre agitato quando bisogna fare sti lavori qua. Super agitato. Comunque dai, per fortuna non ne sta perdendo sull'asfalto. Lì sarebbe stato un po' più un casino. Questa tecnica qua di spazzarlo prima di svuotarlo ci va meglio. Adesso prima di proseguire deve girare il camion, prende l'altro rimorchio, eccolo là, sta attaccando al trattore, lo trasporta col Centauro 70 potente, ce la fa a tirarlo. Beh, ma se è vuoto no problem. Però c'è il frumento anche dentro il nostro carro, dobbiamo scaricare anche quello e poi caricarlo. Insomma, devo dargli una mano lì. Intanto il camion si è girato. Ok, sta venendo dietro bene, perfetto. E adesso scarica tutto quanto qua, saranno 70-80 quintali. Apri quello sotto, sotto, caggio questo, sai qual è? De là, no? Questo chilo è quel che perdi sotto. No, non lo sapevo. Ecco, adesso è certo. Adesso lo alza, accelerazione un po'.
Perfetto, adesso c'è da caricare anche tutto questo qua. Vediamo se il Centauro 70 riesce a trainare il carro. Ho caricato tutto quanto il frumento che c'era qua. Disastro però, tanta polvere. Adesso deve attaccarlo e andare via. Come fa a vedere dov'è? Ancora più in là. Vieni. Ok, tutto attaccato, adesso è pronto per ripartire. Però prima probabilmente lo chiude. Ciao! Lavoro terminato, ci vediamo alla prossima puntata!